Let's go! Bentornati ovetti su Luigi's Mansion 3! Nello scorso episodio siamo stati nel Museo di Storia Innaturale e in questo episodio andremo nel sotterraneo dell'hotel numero 2, quindi andiamo subito nei locali caldaia. E vi ricordo, tanto perché me l'avete detto voi, è possibile premere sinistra e destra del D-pad per provare a chiamare Mario. Benvenuti nei locali caldaia. Allora, la prima cosa che posso fare sicuramente è aspirare paperelle, va bene? Ma posso prendere questo coso? Grazie. Ok, che contiene tanti bei dindi. E... esatto, avevo appunto intuito una cosa del genere. Perché non mi fa tirare? Ok, perfetto. Cosa? Pistrelli, ok. Allora, aspetta un attimo. Non vi azzardate a colpire Luigi, grazie. Ok, c'è qualcosa che posso fare qui oppure ci sono solo pipistrelli? A quanto pare c'erano solamente i pipistrelli, la gioia. Va bene, nessun problema. Vedo tante cose qua sopra in effetti che stanno cadendo a caso. Ok, no, bastava scuotere il... chiamiamolo lampadario, anche se non è un lampadario. Però, esatto, c'è uno scrigno là sopra. Questo vuol dire che devo prendere lo scrigno. Fine. Allora, sfere fantasma, grazie. Saliamo le scale. Ok. E speriamo che ci sia già una prima gemma qui. Perché quanto sono grossi i locali caldaia? No, mio Dio, ci metterò i secoli, mi sa. Vabbè. Qui c'è oh, una perla. Non sono soldi, ma... cioè, aspetta, sono soldi. Non sono gemme, ma... è comunque una cosa molto buona e giusta. Allora, si va avanti. Allora, si va avanti. Alabama 100%? Non lo so, so solamente che qui mi sa che posso chiudere l'acqua, esatto. Allora, vediamo un po' cosa posso fare qui. Volevate trollarmi, eh? Allora, prima di tutto, lì c'è una gemma che voglio assolutamente prendere. Però prima... questo non mi porta da nessuna parte. Vabbè, no, no, aspetta, 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 Gummy Luigi, aspetta un secondo. Questo qui, invece, mi porta qui, giusto? Dov'è la chiave? Perfetto. L'unica cosa è che ancora non ho capito come raggiungere la gemma che si trova là sopra. Devo forse controllare qualcosa qui? Non lo so, probabilmente no, quindi per adesso non so come prendere quella gemma. Oh, oh, giusto. Devo per forza portare la chiave da Luigi, altrimenti non posso andare avanti. Perché, ripeto, le gemme e i soldi Gommi Luigi li può prendere senza nessun problema. Ma no, le chiavi no. Vabbè, nessun problema. Gommi Luigi torna nel coso, insomma. E andiamo avanti. Ok, cominciamo subito con fantasmi da risucchiare. Aspetta un secondo, ciccio. Ok, perfetto. Ho anche svelato l'arca... no, 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 no. Flash, ok. Venite tutti quanti da me, perfetto. Ancora un altro po'. Aia. Ok, sì, c'erano più fantasmi piccoli. Non li avevo neanche visti, quindi stiamo attenti. Ok, ok, perfetto. Così si fa. Con le combo. Dunque ho il vago sospetto che ci sia un puzzle da risolvere qui. Anzi, non è un sospetto, è la verità.
Allora, questo tubo mi porta però qua sotto, dove devo appunto chiudere alcune cose, perfetto. Sbaglio, qui c'è una porta. Eh? Ci sono due livelli. Ok, allora, aspetta un secondo. Prima di tutto, no, aspetta un secondo, secchio. No, aspetta, devo chiudere. Ok. Oh no, è un puzzle di quelli là, giusto? Sì. Allora, vediamo cosa fanno questi cosi. Questo è rotto. Questo spegne. Devo far passare Luigi, insomma, in questo modo, mi sa. Forse siamo al sicuro se mi metto qua in mezzo. Forse. Proviamo. Devi... scusi, signor Luigi, può per favore... No, no, questo. Grazie. Allora, va bene. Manca l'ultimo. Siamo al sicuro quello... Ok, perfetto. Ce l'ho fatta. Però prima qui vedo oro. Grazie. E bam. Benissimo. Allora, ripeto, c'è una scala là sotto. Vuol dire che molto probabilmente avrò la possibilità di andare di sotto con Luigi. Almeno credo, altrimenti non avrebbe tanto senso. Topo, topo. Posso entrare qui? Sembra di sì. Beh, intanto posso attivare questo. Non so a che serva, ma lo voglio fare tanto perché, beh, lo posso fare. Ah, giusto, c'è Gommi Luigi qui, dai. Ho sbagliato qualcosa, ho fatto bene? Credo di aver fatto male, possibile? Cosa fa il tubo? Aspetta, dannazione. Oh, c'era un tubo nascosto, allora ha molto più senso, bene. E c'è una gemma da prendere qui. Wow, ok, perfetto, si va a prendere la gemma. Ehi, una l'ho mancata, quindi almeno fatemi prendere la seconda gemma, no? Oh, mio dei. Allora, mi nascondo un attimo qua per vedere che succede se faccio così. Ok, devo praticamente alternare le due cose. Nessun problema, dammi tanti bei soldini. Perfetto. Anche questi. Cos'è questo coso? Non ne ho idea, ma vedo dei soldi extra qua, quindi dammeli, grazie. Intanto questa host è molto... Mi ricorda molto l'America, per quello ho detto prima Alabama 100, perché è un meme, solo per quello, non perché è Alabama. Però non lo so, non lo so, seriamente mi sa molto di America. Posso per favore, ok, distruggere la... No, voglio distruggere la scatola, grazie. Per prendere volantini di forse concerti americani, non lo so, non lo so. Posso andare qui? Grazie, Gommi Luigi, perfetto. Allora, adesso... Luigi, spegni la valvola, o meglio, gira la valvola. Prendiamo la gemma. E ve l'ho detto, Gommi Luigi non deve tornare indietro da Luigi. Ed è una cosa stupida, perché fai una cosa a metà? Fallo con tutte quante le i collezionabili a questo punto, no? Però, no, solamente con le chiavi. Allora, qui vedo un qualcosa da attivare. Che gira il passaggio. Beh, qui intanto posso, mi sa, distruggere questo. Magari prendere qualche oggetto buono. No. Ok. Beh, oggetti buoni ci sono qua dentro, grazie. Intanto qua... devo aprirlo? Oh, è uno scrigno? Ho capito, è uno scrigno solo per questa fase. Beh, ha senso. Allora, non so dove devo andare. Controlliamo un attimo la mappa, magari il pulsante è da qualche parte. E invece no! Forse è nel... Oh mio Dio, ci sono tre livelli. Ci metterò i secoli, ci metterò seriamente i secoli a finire questo posto. Beh, se lì non posso andare, mi sa che devo usare per forza Gommi Luigi. Quindi, Luigi, preparati ad andare avanti. E andiamo in senso, credo, orario, perché non so cosa devo fare. Quindi attiviamo questo coso. Ok. Ancora una volta, di grazia. Ok. Ora smettiamo. Vai, Luigi. E saliamo le scale. Pensavo che le scale alla marinara fossero solamente orpelli anacronistici.
Papi! Per un attimo mi sono spaventato, perché pensavo bisognasse appunto nuotare. Ti sei davvero cacciato nei guai, Luigi! Ma ho buone notizie per te! Il Poltergeist G0M è stato testato in profondità, insomma è impermeabile. Almeno. Il fantasma ha usato l'interruttore per controllare il livello dell'acqua, e ora sei bloccato. Oh mio Dio, è il dungeon dell'acqua di Zelda, solo che è in Luigi's Mansion 3. Credo che tu possa raggiungere l'interruttore seguendo il canale di scarico. Prova, dai! Ovviamente. Devi riportare l'acqua al suo livello originale e inseguire il fantasma. Nessun problema, Gommiluigi, perché sei qui, non lo so neanche io. Ho visto qualcosa qui? O sono solamente io? Sì, sono soldi extra che contano poco, ma non importa. Si va. Nella sala di controllo, forse, è questa? Beh, ci sono dei post-it che voglio togliere. Figuratevi se non c'è niente qui. Aspetta. No? Ero sicuro che... Aspetta. Oh, baby. C'era un trucco. Ok. Allora. Altre cose sì, c'è questo. Cosa è successo? Che succede? Ho attivato bene questo? A quanto pare no. Mi sa che serve qualcosa in particolare. Qua. Oh, aspetta un attimo. È una pentola a pressione, giusto? Ora posso fare questo. E distruggere tutto quanto grazie al potere del caffè. Ok. Parlando di caffè, mi sa che tra poco, dopo questo video, vado a farmi un po' di caffè, perché sto per addormentarmi e non è affatto uno scherzo. Allora, qui non c'è niente, vero? Oh, invece sì. Dietro la lavagna di sughero ci sono soldi. Ok, grazie. Grazie, grazie, grazie. Ok, vai. Apriti sesamo. Soldi extra, grazie. Ripeto, tutti questi soldi alla fine li sto spendendo, o meglio, non li sto spendendo, perché ho paura che spenderli voglia dire avere un... Non c'è niente qua, ok. Avere un rango inferiore, perché sono solo oggetti utility, non ci sono upgrade, ok? Ora vediamo però. Intanto siamo su una bellissima paperella e... Sì, ok. Avevo appunto immaginato, devo spingere per andare avanti. Allora, devo andare lì nel canale di scarico, però voglio prima andare qua. Voglio prima andare qua, ok? E usare Gommiluigi, perché magari posso fare robe. Allora, Gommiluigi va qui. Non posso andare a destra, quindi adesso vado qui. Spunto poi a destra, perfetto. Posso tirare lo sciacquone, o quello che volete, insomma. Ok, è per andare avanti. Ok, aspetta un attimo, Gommiluigi. Cosa c'è invece qui dentro? Perché, esatto, soldi che devo prendere in fretta. È questo, giusto? Non voglio che spariscano i soldi, però prima di andare sono seriamente molto curioso di vedere cosa c'è a destra. Quindi devo per forza, o meglio a sinistra, quindi devo per forza andare a sinistra. Potrebbe esserci roba utile dopo tutto, no? C'è roba utile, infatti. Dammi tanti soldini, perfetto. E adesso possiamo andare, quindi Gommiluigi, sei pronto? Ah no, aspetta, 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 aspetta. Luigi, aspetta. Vieni qui. Ok. Perché vedo questo. Magari se la spari contro Gommiluigi è meglio. Vai. Gommiluigi, assorbi la perla. Perfetto. Chiamasi collaborazioni con se stesso. Sembra una cosa sconcia, ma non lo è. Allora, andiamo. Attenzione. Oh mio Dio, come gira male la paperella. Ok, allora, aspetta un attimo. Aspetta un attimo. Gommiluigi, vai via. Grazie, ora non mi servi più lì. Quelle sono mine? Mi sa che sono mine. Allora, prima di tutto, mandiamo Gommiluigi in avanti scoperta. A vedere cosa devo fare con questo puzzle. Quindi si va prima... Provo qui. Ok. Dove ci sono foglie. O meglio, uno scrigno. Che non contiene sicuramente gemme, ma non importa. Ok. Allora, adesso ricambiamo. Aspetta, conviene fare così. È più rapida come cosa, no? Allora, quello è un pesce. Quello è un pesce. Che ci fa lì un pesce? Non lo so.
Allora, qui cosa c'è? Questo sparacqua, vero? Ma io potevo... Ok, oh no, si poteva andare avanti, quindi potevo anche non annullare Luigi. O meglio, gommi Luigi. Allora, Luigi invece adesso deve per favore provare... Ok, a non attivare quella mina. Esplodi. Mi ha fatto danno lo stesso. Ok, ha un raggio d'azione molto ampio. Ok, attiva. Perfetto. Gommi Luigi. Forse... Oh, me ne sono completamente dimenticato. Ok, ora devo rifarlo. Mi sa che non posso seriamente perdere tempo a fare cose extra qui. E se devo prendere oggetti extra tipo chiavi... Aspetta un attimo, aspetta un attimo. Tipo chiavi o simili, mi conviene stare attento. Allora, qua l'ho notato solamente adesso, ma c'è questo coso da tirare. Ok. Ah, però, sì. Magari... Come... Aspetta... Oh mio Dio, è impossibile da guidare sto coso. Allora, Gommi Luigi, vieni a me. È questo tubo, giusto? No. Spero che sia questo il tubo. Non è quello il tubo. Ok. Annulla Gommi Luigi. Annulla Gommi Luigi, grazie. Ok, fortuna che Gommi Luigi, anzi, il Gu, si può appunto teletrasportare, altrimenti non saprei come andare avanti. Allora, adesso tocca a Luigi, vero? Luigi! Ok, vai. Cuori? Oh no no no, vabbè, non posso più prendere il cuore ormai. Allora, resta fermo così. Andiamo in questo tubo che ci porta da... beh, tanti soldi. Avrò fatto bene a prenderlo, sì, perché c'è un cuore comunque. Grazie mille, Luigi. Anzi, Gommi Luigi. Qua non posso prendere niente. E invece sì che posso prendere roba. Aspetta. Non questo, però. Va bene, nessun problema. Nessun problema. Allora. Ora, Luigi normale. Fai così. Aspira. Ripeto, è incredibilmente difficile da controllare sto coso. Ok. Gommi Luigi. Vai. Ok, cambio. E soffia. Perfetto. Ho paura. Ho tanta, 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 tanta paura. Fortunatamente Gommi Luigi può andare qua dentro, vero? Ok. Quella era una bottiglia che è caduta a caso, credo. Comunque, stiamo attenti. Paperelle a caso? Bottiglie a caso che mi cadono addosso? Non lo so. Oh mio Dio. Luigi, svegliati. Soffia via. Ok, vai controcorrente per un attimo, grazie. Perché non so che sta succedendo qua. Paperelle, grazie. Devo adesso entrare qua dentro? Mi sa che devo tirare in fretta il coso. È quello il trucco per vivere e vincere, vero? Sì. Allora, questo qua, in fretta magari. Tira su il cancello. Aspetta, adesso Luigi, un attimo solo, girati. No, soffia, 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 soffia. C'è roba da prendere. C'è roba da prendere. Vedo monete che voglio prendere. Girati, Luigi, no. Vabbè, ormai, vabbè. Erano solo monete, dai. Pensavo molto peggio, no? No, aspetta, soffia adesso. Dammi 2 millesimi di secondo per respirare, gioco. Ok, probabilmente se mi metto qua la paperella non se ne va via, esatto, grazie. Allora, Gommi Luigi, ora puoi fare roba. Puoi entrare qua dentro. Per poi entrare qua dentro. Per poi capire che potevo semplicemente annullare Gommi Luigi e fare prima. Ma non importa, non importa. Allora, occhio all'acqua, mi raccomando. Vai, tira e soldi. Nient'altro? Cos'è sta roba? Aspetta, oh mio Dio. Cosa è successo non lo so neanche io. So una cosa però, voglio assolutamente che Luigi vada qui, esatto, per poi proseguire qui a sinistra. Perché sono sicuro al 90% che ci serva per forza Gommi Luigi lì. Quindi andiamo. Soffia, e facciamo anche più in fretta già che ci stiamo. No, aspetta, 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 aspetta. Ok, soldi. E voglio soldi io, quindi dammi. Non... Bene, c'era dell'acqua. E dov'era quell'acqua, scusa, che non l'ho vista? Vabbè, nessun problema. Allora, Gommi Luigi, vai. Forse ho toccato l'acqua di questi tubi. È molto probabile, più che altro. Aspetta. Ce l'avrei fatta in tempo, eh. Nessun problema, vai. Ok, adesso stiamo attenti. Prendiamo le ultime monete qua. Ok. O forse no. Mi prendi quelle... Ok, grazie. Adesso, Luigi, vai. Speriamo di farcela in tempo a fare tutto quanto.
perché non voglio fare video di 40 minuti, anche se sicuramente adesso esce un video di 40 minuti, ma non importa. Allora, fermi. C'è una cosa da fare qua. Non posso mirare. Siamo seri. Non posso mirare con questo qua. No, ok, allora posso tirare questo però, dai. Mine. Oh, ci sono delle mine. Ok, aspetta un attimo. Soffiando faccio qualcosa? Così non faccio niente di utile. C'è qualcosa là dietro, ma non posso farci nulla per il momento, quindi stiamo attenti. Allora, aspetta un attimo, perché vedo questo che posso tirare. No! No. Ok, grazie. Grazie mille. Dammi 2 secondi di tempo. Gommi Luigi, tocca a te. Corri, 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 corri. Perfetto, adesso. Luigi Flash. Cosa ho fatto? Soldi. Ok, che sto perdendo però. Ok, aspetta. No, 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 no. Ok. Gommi Luigi, tira. Gommi Luigi, tira. Grazie. Ora possiamo andare a tutta... Oh. Aspetta. No, no, no. Devo schivare anche questi cosi a quanto sembra. Bene, benissimo direi. Ci vediamo direttamente lì però, perché si fa prima, si fa molto prima. Allora, seriamente non ho capito ancora come schivare questi cosi. Però, una cosa la so. Posso scappare. Quindi lo farò, se necessario. Perché finché non posso catturarli, non so seriamente come fare. Devo per forza girarmi al contrario. Quindi scappiamo. In fretta, scappa. Scappa in fretta, scappa in fretta, scappa in fretta, scappa in fretta. Black and yellow, black and yellow. Ok, perfetto. Gommi Luigi. Perfetto. Ora sono... No. No, 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 no. Al sicuro. Perfetto. Fiuff, lo dico io, fiuff. Allora... Quello è Lapras. Quello è un Lapras. Credo sia un Lapras. O almeno una fonte. Una fonte? Una forma primordiale di Lapras. Che non è un Lapras. Allora, soldi, grazie. Gommi Luigi non serve più qua, giusto? Ok. Allora, abbiamo salvato il checkpoint. Quindi se rispawnano i squali, dovrei stare a posto. Mina vagante, che adesso lascerò laggiù e non toccherò mai più. Grazie. Ok, allora. Vedo che posso prendere oggetti. Per questo sto andando qua, non per altre ragioni. Allora, vieni qua. No. No. No, 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 no. Voglio questo. Mi dai soldi? Non mi dai soldi? Come puoi essere così cattivo? Ok, allora, aspetta. Forse così posso... No. Però posso attivare... Oh, mio Dio. No. No. Via. Ah. Dolore. Beh, ci sono soldi per terra. O meglio, sul pavimento. Nell'acqua. Va bene lo stesso, insomma. Allora, adesso, suppongo non ci serva più... Ah, ma io posso anche aspettare, giusto, perché adesso mi sa che posso andare avanti con Gommi Luigi, abbassare il livello dell'acqua e poi fare altre cose. Come, però? Allora, no, mi sa che devo per forza usare... Perché come faccio a... Perché se vado qua, mi sciolgo, esatto. Posso andare io qua? Sì, ok, quindi devo usare Gommi Luigi... Sappiamo già come combatterlo, nessun problema. E a quanto pare sei qui. No. Sì, ti vedo. Mi spiace davvero tanto, ciccio. No, dannazione, quanto odio questi micro nemici piccoli. Ok, allora, meglio sconfiggere prima questi piccolini, va? Che sennò daranno problemi. Lo so, tanto mi spaventa e non fa nient'altro. Quindi, ah ah, buon per me. Oh. Ok, aspetta un secondo. Perfetto. Arriva a 90 punti vita, anzi a 80. E facciamo lo skadoosh più e più volte. Oh yes. Allora, vediamo un po' cosa devo attivare. C'è un cavaliere. C'è un'armatura. Mi scusi.
C'è un'armatura con uno scopetto. Ok, va bene, nessun problema seriamente. Allora, Gommi Luigi, se vado da normalmente qua, tu vai qui. Quindi è sbagliato. Ok. Allora, Gommi Luigi, o meglio, Luigi normale. Cambia la valvola. Adesso vado direttamente qui perché, ovviamente. Ma ora dovrei andare a destra. Nel posto sempre sbagliato, ma... soldi. Se riesco a prenderli, ovviamente. Ok, perfetto. Ho fatto bene? Beh, sì, avrò fatto bene di sicuro, ma non importa. Allora, come Luigi, pozioni che non danno niente. Bene. Allora, torna qua dentro. Mentre Luigi forse riesce a fare qualcosa. Sì, Luigi può muoversi mentre Gommi Luigi fa altre cose. Bene. Quindi adesso posso andare qui per cambiare questo setup. No, così. Bene. Per poi tornare indietro. Alla fine il puzzle non è tanto complesso. Mentre Luigi cambia questo. Gommi Luigi, bene. Mentre Luigi normale cambia questo. Per speedrunnare un po' tutto quanto, dovrei essere arrivato al pulsante, vero? Direi proprio di... sì. In before, acqua addosso. E non posso tirare più la leva, vero? Con questo? Sì. Vai. Good job. Capita? Good job. Ottimo. L'acqua è di nuovo al livello di prima. Torna da dove sei venuto e mettiti alle costole del tecnico fantasma. Riuscisse a parlare in italiano, magari sarebbe anche meglio, ma non importa perché ce l'ho fatta. Ho mancato però un sacco di gemme. Dovrò quindi tornare qui più tardi. La gioia, voi non immaginate la gioia. Ma nessun problema, seriamente nessun problema. Anche perché adesso posso fare roba, tipo esplorare questo cunicolo sotterraneo che ha bisogno di una bella ripulita, se dobbiamo davvero essere sinceri. Allora, qui intanto posso rompere la parete, suppongo, perché vedo roba dietro. No? Mi aspettavo roba. A quanto pare non ho ottenuto roba, ma nessun problema. Allora, questi cosi non servono a niente, il cigno nero. Oh, posso però aspirarli. Pensavo... come l'ho distrutto quello? Non lo so. L'ho distrutto ma non so come. Beh, intanto qua vedo un quadro, quindi dammi soldi. Perfetto. Abbiamo ancora un bel po' di cose da fare e siamo adesso a mezz'ora, quindi... sì, questo sarà appunto il primo video di... credo 40 minuti, quindi la gioia proprio. La gioia proprio. Allora... come ci arrivo lì? A meno che Gommi Luigi non possa andare attraverso la... No, ok. Che manchi qualcosa qui? No. Non saprei come andare là dietro, perché vedo uno scrigno, vedo una cassa, ma non so come andarci, appunto. A meno che non c'è qualcosa da fare qui a sinistra prima di andare avanti. Vediamo. Beh, c'è schifo? C'è un cocomero? C'è un palloncino? Vicolo cieco. Forse è meglio tornare indietro e seguire il tecnico fantasma. Sì, sì, lo so, probabilmente c'è qualcosa che posso sbloccare più tardi per fare altre cose qua dentro. Almeno è l'unica cosa che mi viene in mente. Quindi per adesso vado indietro sotto consiglio di Strambic. E poi forse riusciremo a rompere quel tipo di muro là sopra. Ok, andiamo indietro allora. Ti senti proprio un pesce fuor d'acqua, eh? Allora vieni qua, dammi la maschera. Ok, a quanto pare devo strattonarti così. Nessun problema però, perché adesso posso finirti. 2, 3 e 4. Anche a te. Perché sei dentro? Ok. Perché sei dentro il muro, dicevo. Anzi, il pavimento, ma non importa. Ok, senti, smettila. Dammi quello per cui sono venuto, sia la tua anima. E finiamo l'episodio. Il più in fretta possibile, se possibile, appunto. Allora, il fatto che ci siano scale... Oh mio Dio.
Ah, sì, posso, bene. Vuol dire che probabilmente devo fare altre cose. Cioè, devo tornare qui e non c'è un metodo per prendere tutte quante le cose adesso, insomma. Per esempio, ora posso prendere lo scrigno grazie a Gomme Luigi, no? Ma non è una gemma. Non può essere una gemma. E infatti non lo è. E c'era dell'acqua. Saperlo prima che c'era dell'acqua. Allora, dammi questo coso, grazie. Almeno le perle vorrei non perderle. Allora, altre cose. Sì, c'è questo. Dammi questo coso, che sono altri soldi. Ah, nel frattempo, come va, gente? Come va? Spero tutto bene. Perché altrimenti, beh, non va bene la cosa. Questo è un tubo per Gomme Luigi? Sembra di sì. Sì, assolutamente sì. È un sottomarino. Qua ci deve per forza essere una gemma. Dai, se attivo questo magari. Il fuoco scioglie Gomme Luigi? Ok, ha senso. Oh, e c'era una gemma. Bene. Quindi non ho mancato tutto quanto. Bene, allora. Una sicuramente sì, però, perché l'abbiamo vista. Il fuoco davvero scioglie Gomme Luigi? No. Cosa mi ha sciolto prima, allora? Boh, non lo so. Non c'è niente qua? Siamo seri? Beh, meglio così per noi. Allora, usciamo e cerchiamo di finire tutto quanto l'episodio, perché... Sì. Allora, cosa c'è qui? È tutto quanto aperto? Pesce! E adesso posso finalmente prendere queste bottiglie, romperle, ottenere i soldi e quant'altro, insomma. È una trappola per granchi, quella. Quindi, se faccio così, ci troverò granchi dentro. No? Ok. Pensavo ci fosse un mob unico speciale, ma a quanto pare non è così. Allora, questo si tira ed è un lift. Quindi è per prendere altri oggetti più tardi. O meglio, se mancate qualcosa. Pesce, via. Dammi i miei premi. Oh mio Dio, un Mimic. No, 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 no. È un Mimic, serio? Ok, ho capito, perfetto, allora. Come... Ah, giusto, era così, giusto? Dannazione, devo usare Gomme Luigi, mi sa. Perché se no non posso fare nulla. Allora, Gomme Luigi, tocca a te. Ok, vai. Attiva questo coso in fretta. Perfetto. Dammi le sfere viola. Quindi qui c'è stato il... O meglio, qui c'era il poltermicio, a quanto sembra. Beh, non lo so, so solamente che qui ho preso roba. Quindi grazie mille gioco. Allora, qua non c'è niente. Non sembra esserci niente, almeno. Siamo a 31.000 soldi. Spero che siano abbastanza. Ah no, aspetta, è inutile. C'è questo. Bene. Smash. Che non è super smash, ma non importa. Allora, manca qualcosa qui. Vedo una valvola che posso attivare. Oh, aspetta un secondo. Ah, c'era dell'acqua proprio dove è spawnato Gomme Luigi. Allora, vai qua dentro. Perché? Ah, per soldi. Ok, grazie. Allora, devo ancora capire come andare là dentro, però. Questa è una cosa che mi dà un po' fastidio, dietro le mura, intendo. Perché non sembra esserci modo per entrarci, vero? Perché non funziona questo. Esatto, c'è una melanzana, però. Ok, va bene. Questo non funziona, Gomme Luigi sicuramente non ci passa, perché sarebbe strana come cosa. Esatto. Quindi per adesso non so come attivare quelle mura. Però so come risucchiare questo. Ok. No, non c'è niente da fare. Mi sa che devo fare qualche altra cosa più tardi. Quindi per adesso torniamo nella stanza principale. Proviamo ad prendere il... non lo so, il tizio di prima, insomma. E poi basta. Eccoci qui nella sala centrale. Ok, shortcut attivato. E adesso forse posso provare, enfasi sul provare, ad andare avanti. Vero gioco? Vero gioco? Dai, andiamo. Nessuna scena? Ok. Ma adesso forse... Yeah.
Però? Che bello questo genere di boss fight, eh? Allora, prima di tutto, sicuramente non posso stordirlo. Esatto. Posso provare ad aspirare il suo coso? No. Dannazione. Allora, devo sicuramente fare qualcosa, anche se non capisco cosa. Devo usare le mine, forse? Vediamo un po' che riesco a fare. Io posso... Oh, sì, devo assolutamente usare le mine. Quindi aspetta un attimo. Vai. Dai. Dai. Vai, spingi la mina. Come si fa? Beh, io scendo. Ciao. Ok, ora si mette a riposare là. Posso... No, ok, non posso attivare le mine in questo modo, però. Forse posso, se le risucchio bene. No. Non capisco come fare o cosa fare. Come Luigi è inutile usarlo. Non sembra essere possibile usarlo, più che altro. Lancia pure la mina. Devo capire come funziona. Posso spingerle là dentro, ma... più di questo non posso fare, quindi devo per forza entrare là sotto. È obbligatoria come cosa, proprio. Non posso usare lo stantuffo, come si chiama. Devo... seriamente per forza scendere e fare... e immaginare qualcosa da fare con... con questo coso, insomma. Devo usare le mine. Obbligatoria come cosa, ma non come? No, via, via. Ok. L'ho colpito. Mi sono autocolpito, ma l'ho colpito. Ah, ok, posso aspirare adesso il coso. Vai, vieni, 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 vieni. Posso, mi sa, aspirare il coso. Ok, e vai così. Gonfiati. Ora devo scendere. Perfetto. Ho capito adesso cosa devo fare. Devo attivare le mine per poi... trollarlo tanto. Ok, vieni da paparino. Ok, allora ho sbagliato un sacco. Dovevo aspettare un po'. Però se riesco a togliere i 100 punti vita, mi sa che posso fare 3 cicli senza fare troppi casini, insomma. Allora, ho bisogno di una mina, però. Una mina vagante. Ok, vai. No, non ti azzardare nemmeno. Devo usare le mine. Devo usare le mine. Beh, una mina è qua. Ok. No, dannazione. Allora, questo è per spingere. Ok. Ok. Mi si è sgonfiata la paperella, ma... oh oh. Ah, devo rigonfiarla. Oh, ok. Lancia. X. Ok, lancia la mina. Perfetto, perfettissimo. Sì, però via. Dannazione. Era un cuore quello? Sì. Mamma mia, che casino. Quanto odio questa battaglia boss. Vi dico, per adesso sembra la peggiore. E non è uno scherzo. Allora, vai. Vieni qua, ciccio. Vieni qua, ciccio. Attiviamo la mina. Attiva la mina. Ok. Vabbè, mi sono colpito da solo. Ma dai! Allora. Spero di non morire adesso, Scendi giù. Spingiti via. Così capiamo cosa devo fare. Ok, c'è un cuore che ho appena perso. Allora. Puoi lanciarmi la mina? Grazie. Finalmente ho capito come si lotta qua. Aspetta un attimo, aspetta un secondo. Mi sa che qui questi bellissimi topini forse possono darci una mano. No. Pensavo ci dessero cuori. A quanto pare non è così. Allora, andiamo. Attiva. Sì, grazie. Mi serve un'altra mina, per favore. Che casino questa battaglia boss. È incontrollabile sta paperella, dai. Vai così. Allora, lancia la mina. Allora, ok. Ora, fai così. Attiva questa. Vattene via, Luigi.
Non ci riuscirò mai. Ok, ce l'ho fatta, ce l'ho fatta, ce l'ho fatta. Vai. Allora, vieni qua. Perfetto. Sparalo qui. E adesso possiamo andare a... No. Stavo spingendo al posto di prendere. Arrivo. Aspettami, mio caro ciccio. Mamma mia, che casino. Oh mio Dio, ci ho messo i secoli a capire come... Dovevo... Oh no, era troppo lontano. Dimmi che... No. Ah. Se devo fare un taglio, io giuro che faccio un taglio, perché questa battaglia boss è incredibilmente stupida e lunga. E niente, cuori? Grazie. Grazie seriamente tanto. Allora, riproviamoci. Alla prossima faccio un taglio, però lo dico subito, eh. Vai, stordisci. Capito come funziona, ma non vuol dire che... Che ho capito come funziona. No. Via, via. Dannazione. Fermati. Ok. Fermati. Ok. Attiva. Vai via, Luigi. Non l'ho colpito. Ovviamente non l'ho colpito. Va bene, si taglia, perché non riesco a fare una cosa. Perché questa è stupida. È stupidissimo come battaglia boss. Vai. Nel senso che è difficile ed è incontrollabile. Quello. Oppure mi posso concentrare un po', in effetti. Soffia sto... dannazione. Non posso neanche soffiare la mina. Ok, ora l'ho colpito. Allora, c'è un cuore ma non posso perdere tempo, perché sennò ci metto troppo tempo. Oh, dannazione. Mi fai prendere il fantasma? Grazie. Oh, vai qua. Ora devo uscire in fretta. Mamma mia, ce l'ho fatta. Devo farlo altre due volte, anzi un'altra volta sola. Ah, giusto, così. Ora, assorbiamo il più possibile. Deve arrivare il più possibile verso gli 80. Non ci arriverà mai agli 80, però non importa. 1, 2, 3, 4. Ok, alla prossima lo catturo. Mamma mia, che casini assurdi. Ah, non mi piace questa battaglia boss. Non mi piace quest'area. Per adesso è la mia area più odiata, tanto per dire. Senti, sta fermo. Ok, sta fermo, ho detto. Via, via, Luigi. Non attivare quei cosi. Oh, abbiamo anche il bip bip. Avevo letto di questa cosa, del fatto che era odioso il bip bip. Dammi cuore, dammi cuore, dammi cuore. Vabbè, grazie, grazie, grazie. Oh mio Dio, non si capisce niente. Oh, si è stordito da solo, bene. Ok, vieni qua. Vieni qui, ho detto. Ok, allora. Vai là. Adesso tocca... No, spingi. Ok, ce l'abbiamo fatta. Ci ho messo troppo tempo, ma ce l'abbiamo finalmente fatta. Se riesco ad arrivare in tempo a questo coso. Ok, vieni da paparino. Stavolta lo dico perché è necessario. E vai via. Ok, allora. Posso scendere più in fretta? No, devo scendere così. E spero seriamente che i cuori restino. Perché è la prima volta, credo, che raggiungo questi punti vita. E ho assoluto bisogno di cuori adesso. E sono spariti i cuori. Bene. Va bene, prendiamo un attimo sto coso. Oh. Mai più. Seriamente, mai più. Ti prego, dammi un cuore, ne ho assoluto bisogno. Niente, ma siamo sicuri? Ok, bene, niente. Oh sì, grazie cuori. Grazie mille. Il gioco almeno mi ascolta per 2 millesimi di secondo. Qua c'è qualcosa? Sì, altri cuori, grazie. Perfetto, abbiamo recuperato quasi tutto quanto. L'acqua c'è. E questo video è il video più lungo per adesso di Luigi's Mansion 3. Ah, immagino già i prossimi piani. Lo dico in maniera molto sincera, questo video resterà lungo così, insomma, ma i prossimi piani, o meglio, il 10° piano, 11°, 12° e compagnia bella, se sono lunghi come questo, mi sa che sarò costretto a dividere il video in due parti. Perché è vero che è divertente fare video lunghi, ma a una certa non più.
Allora, sono venuto qui solamente per un motivo, ossia per questo scrigno e per quella sacca dei tesori, ok? Quindi, io adesso vi saluto e nella prossima parte, boom, soldi, grazie, di Luigi's Mansion 3 andremo nel piano 10. Vorrei in realtà fare un'ultimissima cosa, che reputo molto importante, almeno per me. Vorrei davvero tanto provare a prendere l'ultima gemma. Il punto è che, dato che non so come arrivarci, forse devo stare qui con Gommiluigi e lì con... No, non credo. Ok, allora facciamo una cosa. Vediamo solo se è possibile scendere di sotto. Anche se non credo, perché non vedo scale. Aspetta. Queste sono scale. No, ok. Non so come andare a prendere l'ultima gemma, allora. Perché sembra esserci un qualcosa qua sotto, ma non posso andarci. Quindi quella gemma per adesso mi elude. Per adesso mi elude. Aspetta, non è che c'è la grata e quindi posso andarci con Gommiluigi? No, ok. Va bene. See you next time, baby.